Finalmente, Nicolino, sei arrivato. Ciao, cara. Ti aspettavo. Tu riempi il mio cuore, la mia vita. Tu riempi la mia casa. Lo so, mi devo dimagrire un po', veramente. Ma, senti, che ti disturbi in questo momento? Pazzo di un bambino. E tu puoi venire quando vuoi. Magari. E invece certe volte, ma sai, è la stanchezza, il servizio, che vuoi... Taci, la notte è nostra. Veramente, io già avrei solo una mezz'oretta, e poi... Taci. La mezz'oretta è nostra, mi amerai sempre. Ah, fino alle 9 sicuro, poi dopo ingio il servizio, quindi non ti garantisco niente. Ti dico che è meglio così, io resto. Tu per fortuna i soldi del carburante ce li hai. Il resto puoi tenertelo, tanto ormai la nave è andata a fondo. Ma tu che farai? Te la caverò in qualche modo, non ci pensare. E i tuoi? Troverò qualche scusa. Buona fortuna. Buona fortuna a te. Ne avrai bisogno. Ciao. Ciao. Cosa ne dice di questo? Beh, non sarebbe niente male. Pensa che mi sarebbe bene. Lei ha un gusto. No, ho l'impressione di essere un po' diversa da lei. Ma no, signora, che cosa dice? È una sua idea. Aspetti un momento, torno prego, subito. Prego. Paolo? Sono qui, zietta. Benedetto ragazzo, ma è mai possibile che tu passi tutta la giornata appresso a queste cose? Fa bene all'apparato muscolare, zia. L'apparato muscolare in un individuo è una meravigliosa macchina che va tenuto in perfetto stato di efficienza, come qualsiasi altro apparato meccanico. Sì, ma vedi, non c'è soltanto la ginnastica di importante nella vita, figliuolo. E che altro c'è di importante? Ecco. Se tu dessi di tanto in tanto un'occhiata nello spogliatoio dove le mie clienti... No, meglio di no. Potresti rovinarti per tutta la vita. Non ho capito, zia. Allora che cosa dovrei fare? Senti, quando le ragazze, sai... Sì? Giù, nello spogliatoio. Sì. Continua a sollevare i pesi. Ci vediamo più tardi.